Buonasera a tutti, benvenuti a questo incontro, un po' particolare, bisogna dirlo, ma permettetemi intanto di ringraziare subito il partner di questo evento, che è anche un importante partner del festival, che è Fondazione Friuli. E insieme a voi, che siete tanti qui e vi ringrazio davvero di essere qui vicini, in presenza, che questo è un anno importante, bisogna starci vicini e distanziati, ma insomma sentirsi vicini, e vi ringrazio molto di essere qui, ma vorrei insieme a voi dare il benvenuto, anzi il bentornato, a Pordenone Legge, a Rita Dalla Chiesa. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie. Grazie per essere con voi. Mi dispiace tanto perché l'anno scorso ricordo che il mio passaggio a Pordenone Legge era bellissimo, è stato bellissimo, e mi ricordo questo cordone di ombrelli fuori dal padiglione perché pioveva e voi che aspettavate e mi avete riempito il cuore, ed è un ricordo che mi sono portata dietro per tutto quest'anno, per cui quando poi mi hanno detto vai a Pordenone io ero felicissima. Solo che il momento non è proprio dei più semplici per muoversi, io sono una carabiniera nell'animo, quindi mi attengo alle regole, cerco di rispettarle io, di farle magari anche rispettare se ci riesco dalle persone che ho vicino, e quindi non sono potuta venire da voi, ma vi giuro veramente che ci tornerò presto, perché è stata un'esperienza bellissima quella dell'anno scorso. Grazie davvero, sì, saremmo stati felici di accoglierla ancora a Pordenone Legge, ma comprendiamo assolutamente tutto questo, quindi abbiamo cambiato i programmi e entriamo noi nel suo salotto, cerchiamo di farlo per bene, distanziati, senza creare troppa confusione, ma la ringraziamo per accoglierci da lei. Il libro di cui parliamo questa sera è davvero un libro prezioso e importante. E siamo veramente felici di presentarlo a Pordenone Legge, perché è un libro che, insomma, che dobbiamo leggere tutti. Si tratta del mio valzer con papà, pubblicato da Rai Libri. È un magnifico ritratto di suo padre, del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, in occasione dei 100 anni dalla sua nascita, che saranno proprio tra pochi giorni, il 27 settembre. Lei ci regala un lungo racconto pieno di ricordi, pieno di momenti di vita, di quotidianità, familiare ma anche civile. È un racconto pieno di commozione, di dolore anche, ma è di grande tenerezza. Io, se mi permettete, vi leggo un passaggio. Anzi, è proprio l'attacco del libro. Auguri, Rita. Uno dei primi ricordi che ho di papà è quello di un gentiluomo in divisa, in piedi sulla porta della mia camera da letto, con un bellissimo mazzo di rose, di fiori tra le mani. Roselline rosa, tutte per me. Auguri, Rita. La sua voce calda, tenerissima, la voce che se chiudo gli occhi mi sembra di risentire anche solo attraverso la cornetta del telefono, in ogni 22 maggio della mia vita. Come può una bambina non innamorarsi follemente di un papà così? Da quel momento lo sono sempre stata innamorata, anche crescendo, anche scontrandoci, a volte duramente, perché avevamo lo stesso carattere ribelle. Sono stata innamorata di lui mentre era in vita e forse ancora di più lo sono oggi, nella memoria di un uomo che, come ogni genitore, ha lasciato un'impronta forte, profondissima, nel cuore di una figlia. E la sua è un'impronta buona, come il profumo di quelle roselline rosa. È bellissimo questo passaggio, questo inizio del libro, ed è una lunga, dolcissima lettera d'amore che continua, che lei ha scritto in queste notti d'estate, in quest'estate così strana, no? Sì. Con lockdown. So che non è stato facilissimo scriverlo, che c'è stata anche un po' di resistenza, ma poi si è lasciata travolgere da questa onda dei ricordi. Ecco, io le chiedo subito, com'è stato aprire questi cassetti? Com'è stato lasciarsi andare e ricordare suo papà?
Siccome io ho una specie di groviglio dentro, no? Di ricordi, di cose che ho vissuto con la mia famiglia, con lui, e quando mi è stato chiesto di scrivere questo libro su papà, non tanto sul generale della Chiesa, ma quanto su Carlo Alberto, sull'uomo, proprio per i suoi 100 anni che avrebbe compiuto il 27 di settembre, inizialmente ero molto diffidente, molto indecisa, e poi invece una sera sono scaturite le cose. Io scrivo di notte normalmente, perché di notte c'è silenzio, di notte posso guardarmi dentro meglio, di notte ho la possibilità di tirare fuori, cioè dal groviglio cominciare a prendere un filo e fare in modo che tutti questi nodi vengano meno, insomma. Ho cercato di fare questo quest'estate, però è stato difficile, perché poi c'erano dei passaggi molto duri, invece dei passaggi anche molto allegri, molto divertenti, perché grazie a Dio io ho avuto un'infanzia e un'adolescenza, grazie alla mia famiglia, molto bella, molto, molto allegra, molto piacevole, perché in quel periodo non c'era ancora la cupezza degli eventi che sarebbero arrivati dopo, e quindi l'ho vissuta in pieno, la mia famiglia, i miei fratelli, mia mamma, papà, certo, con le regole che imponeva il fatto di vivere in una caserma e il fatto di avere un papà militare, un papà carabiniere, però era, per me è stato bello. Io dico che se non avessi avuto quell'infanzia e quell'adolescenza, questa specie di zattera, no? Nell'oceano in cui uno tante volte si trova a doversi arrampicare, ecco, io probabilmente sarei andata a fondo con tutto quello che è successo dopo, però io avevo i ricordi che mi aiutavano. Sì, il generale dell'Arma dei Carabinieri, Carlo Alberto Dalla Chiesa, è per tutti noi un simbolo della giustizia e della lotta proprio contro le varie forme, no, di male. È un simbolo importante che va ricordato e che andrebbe ricordato, io spero che lo si faccia anche ai più giovani. Però Carlo Alberto, lei l'ha detto adesso, per lei era il suo papà, che era un papà affettuoso, un marito affettuosissimo con la sua Doretta, no? Che nell'anniversario del mese lui arrivava con un mazzo di fiori, era estremamente affettuoso con voi figli, amava i suoi cani, voleva che studiaste, poi magari ci fermiamo anche sulla matematica di cui abbiamo parlato poco fa. Ecco, ci dia qualche ricordo proprio di questo papà così, così speciale, anche proprio partendo dall'amore immenso tra i suoi genitori. Ma il fatto che mia madre e mio padre si amassero così tanto e si siano amati per così tanti anni, mamma aveva 15 anni, papà 18, quindi hanno passato tutta la loro vita insieme, hanno attraversato anche la guerra, hanno attraversato anche queste lettere che si scrivevano tutti i giorni mentre papà era al fronte, e poi quando papà è partito partigiano, cioè loro era un amore che è sopravvissuto veramente a tante cose. E io ricordo, papà era molto, molto fisico, no? Molto, ci abbracciava, le carezze sui capelli, mamma invece aveva maggiore pudore, e quindi era papà che cercava di, magari le scriveva tutti i bigliettini la mattina prima di andare via, glieli lasciava in cucina sulla macchinetta del caffè. Io ho avuto una famiglia bella, ho avuto una famiglia che mi ha dato veramente tanto. Gli episodi sono tanti, ma sono quelli che capitano in tutte le famiglie dove ci si ama, dove si ha rispetto per l'altro, dove si cerca di far crescere i figli in un clima di rispetto, ma anche di allegria, di amore, far capire che la famiglia è protezione, ecco. E quindi io l'ho avuto tutto questo, gli episodi potrebbero essere tantissimi. Mi viene in mente una notte che, per esempio, c'era stato il terremoto nel Belice, quindi
distrutto il Belice, Montevago, Gibellina. Mio padre era partito con la colonna dei suoi uomini per andare appunto a cercare di dare aiuto alle popolazioni colpite. È stato via un mese praticamente. Noi dormivamo in macchina nel cortile della caserma di Palermo perché le scosse continuavano e quindi avevamo tutti molta ansia. Ma l'ansia che avevamo noi era soprattutto per nostro padre, che era lontano da noi. Mi ricordo che una notte poi tornammo finalmente a dormire a casa la mattina ci siamo svegliati e abbiamo trovato papà che dormiva sul pianerottolo, su una panca di legno che c'era, perché lui non ci aveva voluto svegliare. E quando l'abbiamo visto lì abbiamo detto: papà, ma perché non hai suonato il campanello? Cioè, perché? E lui ha detto: ma io non mi volevo svegliare. E io lì ho capito la grandezza di mio padre e il rispetto che aveva per ognuno di noi. Questo è un episodio che faccio fatica a dimenticare. È vero, è vero. Un episodio fortissimo. E tra i ricordi familiari mi ha molto colpito nella sua semplicità, ma nella sua bellezza, il ricordo del Natale. Dovevate aspettare lui per fare l'albero e per fare il presepe. È fantastica questa cosa. Sì, perché lui aveva la gioia di poterci fare quest'albero di Natale, no? Per cui, però eravamo sempre gli ultimi ad avere tra i nostri amici ad avere l'albero di Natale, perché noi abitavamo a Milano l'albero si fa l'8 dicembre, e invece io avevo tutte le mie amiche, le mie compagne di scuola che il giorno dopo l'8 dicembre: ah, che bello, noi abbiamo fatto l'albero così così così, e io zitta, perché noi l'albero invece non ce l'avevamo. Io sapevo che l'avremmo avuto il 24 pomeriggio, cioè papà il 24 pomeriggio tornava a casa, noi gli avevamo già tirato fuori dagli scatoloni tutte le palle di vetro, le statuine del presepe, perché papà teneva soprattutto al presepe, e quindi poi prendeva un albero. All'epoca si prendevano ancora gli alberi quelli veri, per cui c'era l'odore di resina in casa. Poi abbiamo cominciato a prendere gli alberi quelli finti, diciamo. Però all'epoca c'erano gli alberi quelli di resina, e papà ci buttava fuori dal soggiorno, e noi eravamo dietro questa porta sberigliata e pensavamo di non essere visti, ma lui ci vedeva benissimo che noi stavamo lì a spiare, lui che metteva le palle, che metteva e poi faceva il presepe con la carta dei pacchi, e poi ci buttava sopra la neve, che era sempre quasi sempre ovatta, no? L'ovatta. E poi la cosa tenerissima era che il laghetto lui prendeva dalla borsa di mamma il suo specchietto, e quindi c'è ancora questo laghetto, perché poi naturalmente il presepe l'ha tirato avanti poi mio fratello, il figlio di mio fratello, quindi c'era questo presepe che andava per tutta la stanza, l'albero, papà poi apriva la porta e tutti noi a dire: che bello papà, che bello, perché lui ci teneva moltissimo, e finalmente avevamo anche noi il nostro albero di Natale. Il Natale era spesso anche, rispetto delle tradizioni in caserma, no? la messa di Natale, il ritrovarsi insieme. Con tutti i carabinieri, le famiglie dei carabinieri, a mezzanotte scendavamo giù e c'era sempre una tenda col parroco militare che diceva la messa, c'erano i bambini, papà che distribuiva anche ai bambini dei carabinieri i regali. E poi andavamo tutti a prenderci la cioccolata calda al circolo con una fetta di panettone. Era una cosa molto semplice ma molto bella, faceva un freddo sempre cane, no? Il 24 notte a Milano, però credo che sia rimasto fra i ricordi più belli della mia vita. Natali che poi non, quel sapore lì non l'abbiamo più vissuto, non l'abbiamo più ritrovato col passare degli anni. Però e papà poi ci riportava a casa, e poi molte volte saliva in macchina, caricava la macchina con un suo carabiniere di panettoni e spumante, e ai carabinieri che magari erano di servizio nella periferia di Milano, lui portava il panettone e lo spumante anche a loro. Guardi, mi vengono i brividi a ripensarci. La caserma, lei ne parla in più momenti, perché poi voi avete passato la vita spostandovi nelle varie città, poi magari parleremo anche di questo girovagare, ma com'era la vita in caserma? Era il vostro nido di protezione? Era un posto
No, assolutamente. Sai, io pensavo che potessero esserci le case normali. Da quando sono nata, e sono nata su un tavolo di una caserma, la caserma di Casoria, in provincia di Napoli, perché papà comandava la tenenza di Casoria in quel momento. Poi abbiamo sempre vissuto in caserma, per cui per noi le case, la caserma era casa nostra. Per me continua a esserlo casa mia, cioè nel senso che se io passo davanti alla caserma prendo e ci entro, nel senso che mi sembra normale, normalissimo. Certo, questa cosa di non avere mai avuto una casa nostra, veramente nostra, poi ha fatto in modo che quando io poi sia diventata più grande, io girassi col naso per aria a guardare magari dentro le case degli altri, vediamo come sono fatte le case degli altri, perché noi avevamo queste case che erano o grandi o piccole a seconda dei trasferimenti, però era bello perché era un microcosmo. Cioè noi, papà si trasferiva e quindi noi naturalmente ritrovavamo dei figli di carabinieri che erano stati lì prima di noi, quindi c'era sempre una moglie di maresciallo che ci faceva la merenda, ci preparava la merenda, ci faceva cenare le prime sere che magari mamma non poteva prepararci la cena perché era lì intenta a tirare fuori tutta la roba dalle casse, dai bauli. Insomma è stata una... Non lo so, per me è normale, era la normalità questa, mi rendo conto che per tante persone invece sia difficile immaginarla una casa in caserma. Ma noi, per noi era assolutamente normale, giocavamo nei cortili, c'era sempre un appuntato che teneva d'occhio, c'era un appuntato, vi ricordo, un vecchio appuntato che si chiamava Conconi, me lo ricordo ancora, a Milano, nella Guardiola, che ci teneva tutti d'occhio perché tutti i bambini giocavamo lì sotto a pallone, non le dico i vetri che ha rotto mio fratello giocando a pallone con gli altri bambini, era un mondo dove eri protetto, ti sentivi protetto, dove chiudevi la porta di casa e non avevi bisogno di dare, eri sicura. E poi c'erano le estati a Palermo, no? Lo scorso anno mi ha molto colpito quando ha detto che la felicità cominciava quando il treno saliva sul traghetto di Villa San Giovanni per Messina. Palermo, Mondello, rappresentavano in qualche modo la spensieratezza, no? Le vacanze dai nonni. Dai nonni, sì. Ecco, oltre a questi ricordi di infanzia, io so che lei ha un rapporto molto forte con la Sicilia. Che ricordi ha, ma anche come riesce a gestire questo rapporto con una terra che le ha dato tantissimo, no, per tutta la sua infanzia? Poi voi vi siete trasferiti, è diventata la sua città in un periodo dell'adolescenza e della giovinezza, insomma. È un luogo che ha vissuto moltissimo, che le ha dato moltissimo, ma che le ha anche tolto. Ha tolto molto. Tant'è vero che quest'anno, vede, quest'anno di lockdown, quest'anno di difficoltà non solo fisica per la paura, no, ma anche di difficoltà psicologica. E ritrovarsi dentro una... Io vivo da sola con i tre cani, quindi è chiaro, sì, ho mia figlia al piano di sotto, però durante i mesi più duri abbiamo anche evitato di vederci proprio per salvaguardarci a vicenda. Durante questo periodo io ho pensato molto e a un certo punto mi sono resa conto, purtroppo, di avere staccato quel filo che mi legava alla Sicilia. Io avevo comprato una casetta a Mondello, dove tutti mi dicevano: ma come fai a comprare una casa dove ti hanno ucciso tuo padre, eccetera, eccetera. E io continuavo a dire invece che volevo esserci, che volevo continuare in qualche modo che ricordassero a Palermo che il generale Dalla Chiesa era stato ucciso ed era l'unico non siciliano che era morto per la Sicilia. Ricordiamo, io questo lo ricorderò sempre perché in Italia purtroppo c'è memoria corta,
sia per le cose belle che per le cose brutte. E allora quest'uomo che va a Palermo a combattere la mafia e viene ucciso, non era come gli altri che sono stati uccisi, che combattevano per la loro terra. Mio padre era di Parma e combatteva in Sicilia per i siciliani. Io quest'anno ho avuto come la sensazione che mi si fosse rotto dentro qualche cosa e ho venduto la mia casa di Mondello e non sono più tornata a Palermo. Passerà questo momento, ma è fatto di alti e bassi questo legame con la Sicilia, perché ci sono delle volte io in cui dico: ma lì sono stata felice, io la amo, c'è tanta gente per bene, c'è la speranza, no, di poter cambiare le cose, e tanta gente ce la sta mettendo la voglia di cambiare. E poi ci sono delle cose che avverto in sotterranea, per cui non lo so, quest'anno è così. Speriamo di tornare ad avere speranza. Prima parlavamo appunto dei vostri trasferimenti, dei vostri spostamenti, di una vita un po' da girovaghi, no? Sì, Firenze, Como, Roma, Torino, Milano, poi l'alloggio di via Moscova, ne parlava prima, forse è quello rimasto nel cuore. Quello che ha nel cuore. Questo è E proprio a Milano c'è un passaggio nel libro in cui racconta come in quel periodo i suoi genitori, insomma, facessero una vita normale, anche fatta di eventi, di incontri. Incontravano personaggi rappresentativi delle istituzioni, della cultura. Dell'imprenditoria. Io devo dire che ho conosciuto delle persone belle, delle persone anche molto importanti, no, diciamo, che però a casa mia venivano trattate con la padellata di patate e cipolle che faceva mia mamma, e a loro piaceva moltissimo, magari erano abituati a tutt'altro, però quando venivano a casa mia trovavano un'atmosfera probabilmente diversa da quella che c'era nelle loro case, però che amavano. La nostra era una famiglia molto semplice, però avevo due genitori molto molto colti, molto illuminati, molto intelligenti, e abbiamo avuto intorno delle persone intelligenti anche noi, grandi giornalisti. Tra i nomi ricorda anche Gianni Rodari, mi ha molto colpito. Ma è un mito. Ricordarlo poi quest'anno, perché anche per lui sono i 100 anni dalla nascita. Anche Biagi, quest'anno avrebbe fatto 100 anni. Cioè, io ho conosciuto delle persone che hanno fatto grande la cultura italiana, e più che dell'imprenditoria, no? Ma proprio la cultura, questa cosa di trovarmi davanti Rodari, vicino Rodari, che mi parlava, oppure Biagi, oppure altri grossi giornalisti, Costanzo. Cioè, io ho conosciuto delle belle persone che in qualche modo hanno poi segnato un pochino il nostro cammino anche. E poi suo padre, forse anche grazie alle origini parmensi, amava moltissimo la musica. L'opera, melomane, l'opera. Litigavamo sempre perché io avevo la Callas come mito, lo continuo ad avere, continuo ad ascoltare la Callas ancora oggi. Mio padre aveva la Tebaldi, quindi ricordo che c'erano sempre due posti alla scala per il comandante dei carabinieri, che era mio padre. Spesso papà non poteva accompagnare mamma, e allora l'accompagnavo io, e io ho imparato da loro questo amore per la musica, per tutta la musica, non soltanto la musica classica e lirica, ma tutta la musica proprio, mi riempie la vita la musica. Ma questo sono stati loro. Solo Wagner non riuscivo ad andare a sentire perché mi addormentavo, perché le sue opere duravano 5 ore e mamma ci andava e io mi addormentavo sulla sua spalla. Ero anche piccolina, devo dire, ero anche ragazzina, però mi addormentavo e mamma cercava così con la spalla di svegliarmi. Diceva: Rita, ti prego, mi sembra brutto che ti addormenti, e però non potevo fare diversamente. Rimanendo in tema di musica, un altro tipo di musica,
Beh, non posso non ricordare con lei Bruno Lauzi, perché insomma è stato un piccolo amore platonico, però una simpatia, insomma una frequentazione. Lei era una ragazzina. Ero affascinata da come lui mi parlava della vita, di come l'affrontava la vita. Lui era un poeta vero, lui era veramente un poeta. E lui poi, io avevo 10 anni meno di lui, mi voleva sposare, voleva presentarsi a mio padre per chiedere la mia mano, eccetera. Papà non ne voleva sapere, perché ovviamente diceva, ma si immagini un carabiniere, un ufficiale dei carabinieri con un cantante, il mondo della canzone all'epoca non era come oggi, no? Che sarebbe una cosa del tutto normale. E quindi papà lì mi fece la guerra, e Lauzi andò a Sanremo con una canzone per me, che era Il tuo amore, era il 1965, e io aspettavo in tinello che lui arrivasse sul palco di Sanremo a cantare questa canzone. Mio padre, come arrivò l'annunciatrice, presentò Mai Buongiorno, mio padre chiuse il televisore e io ho sentito la canzone attraverso la radiolina sotto il cuscino, che mia sorella era andata a prendere in cucina, e ce la siamo messa sotto il cuscino e lì l'abbiamo sentita. Però ecco, era molto, da questo punto di vista era abbastanza severo papà. Poi non avesse messo anche il lucchetto al telefono, vero? Aveva messo anche il lucchetto al telefono. Poi sì, il lucchetto al telefono perché all'epoca c'era la teleselezione e io non lo sapevo che facendo un prefisso poi dopo salisse la bolletta del telefono. Invece mio padre una volta mise il blocchetto perché il lucchetto al telefono, perché vide che la bolletta era alta. E allora una mia compagna mi disse: guarda Rita, sai che cosa puoi fare? Puoi andare in una cabina, svitare l'altro coso del telefono, il dischetto del telefono, la cabina, quando i tuoi escono, sviti quello del telefono di casa, metti quello della cabina senza lucchetto. E mio fratello era arrabbiatissimo con me, perché lui sempre per la legalità, già da piccolo, mi diceva che stavo facendo una cosa illegale. E questa mi è rimasta impressa, aveva ragione mio fratello. Anche perché la teleselezione continuava comunque ad andare, anche se era il dischetto della cabina telefonica. Poi passano gli anni e arriva a Palermo, ne parlavo prima, diventa la sua nuova città. E lei piano piano impara ad amarla. In un primo momento è stato molto difficile il trasferimento, ma poi impara ad amarla. E Palermo è piena di cose da fare, le giornate al mare, i concerti al Teatro Massimo e poi queste serate al Circolo Ufficiali. E c'è un passaggio: ricordo una sera che eravamo al Circolo Ufficiali e mio padre mi chiese di ballare, finalmente era solo il mio papà, non il generale dalla chiesa. Ballammo un valzer sul bel Danubio blu e io ero felice, lui con la sua divisa di gala e io con un abito lungo giallo pastello. Affermare quel momento, insomma, c'è un'immagine bellissima, una fotografia che, se non sbaglio, lei ha in salotto. Allora, in salotto, sì. Ed è in copertina al libro, ed sì. È veramente una bellissima copertina. Lei è molto giovane, bellissima, e balla con suo papà, che in divisa la tiene salda. No? È bella, quella foto è bellissima perché papà, da quando ero piccola, mi ha sempre presa in braccio, mi prendeva in braccio e mi faceva ballare il valzer. E poi l'ha fatto anche con mia figlia, con Giulia. Quando era piccola e cantava lui, no? E quindi devo dire che per me è molto difficile riascoltare il valzer perché io l'ho ballato praticamente solo con papà. E quel valzer, quando in Rai danno il concerto di Capodanno e c'è sempre il valzer, il bel Danubio blu,
E lì è tosta, ma io lo guardo apposta, per farmi del male, e perché voglio rivedere mio padre, voglio rivedere quel valzer che ballai con lui al Circolo Ufficiali. E il valzer poi in realtà è la metafora della vita, perché ti tieni per mano e giri, e insieme a te girano tante cose, girano le emozioni, girano i dolori anche, gira le ribellioni. Però c'è questo modo di tenersi per mano dove non ti lasci mai comunque. Passano gli anni e poi c'è il volo dal nido, no? Lei si sposa, si trasferisce a Torino, nasce sua figlia, e tutto questo accade in parallelo a un periodo molto difficile per suo padre, perché erano gli anni della lotta al terrorismo. Famosi anni di piombo, sì. Ecco, il terrorismo ha fatto un'altra vittima silenziosa, come ha detto il vescovo di Torino, la sua mamma Dora, che non fu un attentato a ucciderla, ma la paura, no? Infatti 52 anni per la paura che lei aveva sempre che mio padre potesse essere ucciso. Mamma viveva attaccata al televisore, attaccata alla radio, era attaccata a tutte le notizie che potevano arrivare, al telegiornale. E una sera non ce l'ha fatta più. Un giorno se n'è andata, una domenica del 19 febbraio, e se n'è andata in due minuti. Per fortuna c'era mio padre quel giorno a Torino, perché era da Roma, era come se lui era all'antiterrorismo, quindi la sede era su Roma, e quel giorno era come se avesse avuto, non lo so, un presentimento, qualcosa. Aveva preso un aereo e era andato a trovare mamma per mangiare con lei a pranzo. E allora anche mio fratello, che era a Milano, sapendo che c'era papà a Torino, in quel periodo papà lo vedevamo poco, lui ci telefonava tutte le sere, ma non sapevamo mai dove fosse realmente, perché era un bersaglio mobile per i terroristi. E quindi quelli sono stati anni bui. Di papà si parla sempre della mafia, invece io in questo libro ho voluto parlare proprio del terrorismo, perché mio padre ha reso libero, ha ridato fiato e speranza e vita a città come Milano, come Torino e come Genova, dove veramente la gente non usciva più di casa perché aveva paura, c'erano omicidi continuamente, gambizzazioni, c'erano giornalisti, magistrati, moriva chiunque. E quindi la lotta di mio padre al terrorismo fu fatta con l'appoggio però dello Stato, cosa che invece non c'è stata per la lotta alla mafia. Sì, è assolutamente così. In questo libro lei si sofferma su una parte che forse è stata trascurata nel racconto, sì, no, della figura di suo padre. E ci sono dei passaggi veramente molto, molto tosti, ma molto importanti, perché ricostruiscono un periodo, stiamo parlando della fine degli anni 70, veramente, veramente complicato. Ecco, dopo che è mancata sua madre, da quel momento, diciamo, il suo padre è cambiato molto, ha iniziato a scrivere una lettera ogni sera a lei, no? Queste lettere sono state poi raccolte nei diari che suo fratello ha consegnato a Falcone. E poi ha cercato di riprendere una strana normalità, con anche la possibilità di chiedere a lei se faceva le patatine fritte o a suo fratello se... Però era una normalità nascosta, nel senso che... per esempio, siccome noi non sapevamo mai dove fosse mio padre, e quando lui era a Roma, se voleva venirmi a trovare, non c'erano i cellulari all'epoca, lui avevamo paura che il telefono di casa fosse sotto controllo, no? E allora, per esempio, papà mi telefonava e la nostra parola in cui io capivo che lui sarebbe passato a cena da noi, mi chiedeva: Rita, che cosa fai stasera per Giulia? Le prepari le patatine fritte? Ecco, sulle patatine fritte io sapevo che mio padre avrebbe chiesto una macchina qualunque a uno dei suoi carabinieri, sarebbe venuto in borghese
l'avrei visto, sarebbe stato a cena con me, con Giulia, e poi sarebbe tornato nella caserma di Via Salaria, dove era blindato, era veramente blindato. Aveva una cameretta piccolissima, e quindi quello era l'unico, gli unici momenti in cui io potevo vedere mio padre. Però le Brigate Rosse comunque l'avevano individuato, avevano capito anche dove vivessi io, e quindi sapevano che prima o poi papà sarebbe venuto, e ci furono delle telefonate a vuoto molte volte, o una telefonata in cui dopo che papà era andato via da 10 minuti una persona chiama e mi dice: signora, dov'è suo padre? E io dissi: ma io non ho un padre, e mi sono seduta sul letto perché le gambe mi erano venute a mancare proprio, lì ho capito. Dice: come no, suo padre era da lei. Ma dico: guardi, le sto dicendo che io non ho un padre. E ho riattaccato, ho chiamato i carabinieri sulla via Salaria dicendo di andare incontro con una macchina a mio padre, e c'era un camioncino bianco che era parcheggiato sotto casa. E i carabinieri poi hanno capito che era un camioncino che era stato rubato e che era servito da base per i brigatisti. Non era facile. Suo padre ha detto: vedrai che questi uccideranno per davvero, suo fratello Nando. E lo ha detto... Perché si pensava che fosse un'ideologia sbagliata, un'ideologia magari anche allucinante, no? Da alcuni punti di vista, perché non è con la violenza che tu cambi il mondo, purtroppo lo sai benissimo, ne hai avuto riprove anche nel passato, non è la violenza che fa cambiare il mondo. Quindi però poi ci siamo resi conto che avrebbero anche ucciso. Il rapimento Moro poi è stato un po' uno spartiacque, no? Parliamo del marzo del 78. A Genova c'erano stati tanti rapimenti, Vallarino Gancia, c'erano stati tanti uccisioni e rapimenti, per poi arrivare proprio ad Aldo Moro, ecco. Però per Aldo Moro, caso strano, lo Stato non chiamò mio padre. Mi dispiace, ma ci sono delle cose sulle quali bisogna riflettere, continuare a riflettere. Nonostante la vita fosse cambiata per voi, perché ovviamente lei parlava delle pressioni e della paura prima, riguardavano lei che aveva una bambina piccola, sua sorella che ha dovuto trasferirsi. Da Torino a Catanzaro nel giro di una notte, perché anche lei aveva ricevuto una telefonata di minacce. No, non abbiamo passato una vita semplice, devo dire la verità. Però abbiamo sempre avuto questo grandissimo orgoglio di un padre che è fedele alle istituzioni, fedele allo Stato, e che combatteva perché i cittadini fossero sicuri. In questa fase qui lui ha avuto dei giorni bui, durissimi, di grande preoccupazione. Lei lo ha visto piangere pochissime volte, un po' di anni prima per un cagnolino che avevate in casa, sì. E poi in questa occasione invece lei lo ha visto piangere per il rapimento e l'uccisione di Peci, di Roberto Peci. Di Roberto Peci, che era il fratello di Patrizio Peci, che è stato il primo pentito di terrorismo, nel senso che lui fu arrestato e andò nel carcere di, non mi ricordo se di Cuneo o di Alessandria, e lui chiese di poter parlare soltanto col generale Dalla Chiesa. Mio padre si affezionò moltissimo a questo ragazzo, a Patrizio Peci, e lo andava a trovare spesso, cercava di capire che cosa l'avesse portato sulla strada del terrorismo, su questa strada così sbagliata. E gli portava dei libri, gli portava anche dei giochi per passare il tempo in carcere, e i brigatisti questo non lo accettarono e fecero una ritorsione orribile, nel senso che loro rapirono
il fratello di Patrizio, Roberto Peci, che non c'entrava assolutamente niente con l'ideologia di Patrizio, che non era un ragazzo assolutamente normale con una famiglia normale. Lo rapirono, lo uccisero, filmarono la sua uccisione, e fu terribile questo, filmarono la sua uccisione perché fosse di monito ad altri brigatisti che magari avrebbero potuto parlare. C'era Zavoli alla RAI che... Zavoli, meraviglioso. Zavoli impedì di mandare in onda questo filmato. La RAI impedì di mandare in onda questo filmato e furono grandissimi in questo, perché io credo che sia stata una delle cose più atroci che siano mai successe nella storia italiana e della quale non parla mai nessuno. Guardi, oggi mi ha scritto una lettera, una lettera privata su un social, una ragazza. Questa ragazza mi diceva, sai Rita, nelle scuole bisognerebbe parlare di tante cose, bisognerebbe parlare del terrorismo, bisognerebbe parlare della mafia, bisognerebbe parlare della contemporaneità, perché noi, va bene, cominciamo anche dalle guerre puniche, però noi un'ora almeno a settimana in cui un professore ci spiega che cosa sia successo in tutti questi anni, noi la vorremmo, non dobbiamo andarcela a cercare noi sui giornali, su internet, eccetera, devono essere i professori stessi a parlarne ai ragazzi, e ha ragione questa ragazza, di queste cose non si parla mai. Dopo questi giorni difficili, anzi in parallelo a questi giorni difficili, la vita di suo padre in qualche modo un po' ricomincia. C'è una sorta di nuovo inizio. E anche qui c'è un luogo, una casa, perché poi le case nella sua vita hanno sempre un significato. Hanno sempre un significato importante, segnano, no, dei momenti importanti. Qui è una casa in un luogo molto particolare, Pratta di Principato Ultra. Sì. No, vicino ad Avellino. Sì, vicino a Avellino, tra Avellino e Benevento. Praticamente era la casa dei miei nonni materni. Dove andavamo a passare qualche giorno di vacanza, sempre sotto Ferragosto, e lì un giorno mio padre ci ha detto che sarebbe passata da lì la figlia di alcuni suoi amici di Milano. Io, che sono sempre stata gelosissima, un po' di natura, ma poi proprio di mio padre lo ero, l'ho guardato e ho guardato i miei fratelli, come dire, papà non ce la sta raccontando giusta. Poi dopo è arrivata, è passata questa ragazza, e io ero in cucina, mi ricordo, ad affettare delle melanzane, e non volevo uscire dalla cucina, volevo che andassero mio fratello e mia sorella ad accoglierla. Poi mio fratello è venuto dentro e ha detto: Rita, devi venire, non puoi fare la maleducata. E allora sono andata e mi sono trovata di fronte a questa bellissima ragazza dalla faccia pulita, dolcissima, con i capelli biondi lunghi, molto fine, molto carina. E lì ho detto aio, cioè ho detto proprio aio. E da lì poi è partita una sorta di lotta sotterranea, no? Che facevo io vigliaccamente. E poi però, quando mi sono resa conto che comunque lei voleva veramente bene a papà, e papà poteva cominciare a riavere uno spiraglio di luce, di sole, in quella vita buia che continuava a vivere tra terrorismo e mafia, e allora lì ho fatto 10 passi indietro, e una sera a casa mia a Roma gli ho detto, dico: papà,
se devi avere una fidanzata, non deve essere una fidanzata clandestina, non deve essere una fidanzata che tu possa mettere in difficoltà, non sarebbe giusto né per te né per lei. E lì mi sono fatta i complimenti da sola, perché col tuo carattere, cioè vai a dire una cosa di questo genere a tuo padre. Non ho detto neanche niente ai miei fratelli, e papà quasi non ci voleva credere che io gli avessi potuto dire una cosa del genere, però poi le cose per lui sono un pochino cambiate. Io ero felice di vederlo sorridere, vederlo un'altra volta sorridere, anche se sapevo che comunque mamma c'era sempre, mamma c'era sempre. Quel papà, appunto, poi si sposano nell'82, stiamo parlando di Manuela Setti Carraro, ecco, sì, certo. non l'avevamo detto. Sì. E per lui c'è una promessa di nuova felicità, in qualche modo. Ecco, lui, quel papà che lei all'elementari aveva descritto in un tema, mio papà per lavoro firma solo carte, sì. E lui si era anche un po' risentito. Perché quando ero piccola lui si portava anche il lavoro a casa, capito? Quindi poi si metteva sul tavolo del tinello e durante il giorno faceva il carabiniere di strada, era sempre in mezzo con i suoi carabinieri, in mezzo alla gente, però la sera poi doveva firmare anche delle carte e quindi se le portava a casa, e quando mi hanno chiesto che fa tuo padre, io ho risposto mio papà firma le carte, e mio padre lo arrabbiò moltissimo. Ecco, siamo negli anni 80, diventa prefetto di Palermo, sì. E, che in quel periodo, diciamo, lo stava vivendo forse la stagione, la città stava vivendo la stagione peggiore, sì. Dei tempi recenti. Quindi una scelta difficilissima, accompagnata anche da una indimenticabile lettera che ha scritto a voi figli. Sì, sì, dall'aereo. Ecco. Dall'aereo che lo portava a Palermo, lui ci scrisse una lettera bellissima, dice adesso sono in cielo, sono ancora più vicino a mamma, e poi disse una cosa molto bella, statemi vicino, vogliatemi sempre bene e vogliatevi voi sempre il bene di oggi. Ed è una cosa che io e i miei fratelli, cioè noi siamo proprio così, noi non ci molliamo un secondo. Non ci molliamo un secondo. A Palermo lei lo scrive, suo padre viene lasciato solo dalle istituzioni, e questo significava ovviamente diventare un facile bersaglio, no, per Cosa Nostra, cosa che poi infatti si è avverata, lo sappiamo, il 3 settembre del 1982, il generale Dalla Chiesa, sua moglie Emanuela Setti Carraro e la scorta Domenico Russo. Domenico Russo hanno perso la vita in un agguato, sì, infame di mafia. Ecco, io vorrei bisogna adesso vedere se era solo di mafia. Scusate, ma io da figlia ogni tanto, avendo vissuto tanto, ho un'età per cui ho vissuto tutta la storia del paese e posso permettermi di dire. Non so se era solo di mafia. Ecco, io vorrei chiederle una cosa, siamo proprio in chiusura. Sì. Che cosa ritrova oggi di suo padre in se stessa? No? Che cosa le ha lasciato, ma proprio a lei, nel suo modo di essere, di vivere le cose? Guardi, l'amore. Intanto il non avere pregiudizi nei confronti di niente e di nessuno. Mio padre non aveva pregiudizi. E poi l'amore per, la posso dire questa parola, per la nostra patria, per l'Italia, per le istituzioni, per la nostra bandiera, per i carabinieri, per l'arma dei carabinieri, per tutte le forze dell'ordine e per il rispetto che si deve nei confronti di qualunque persona ci troviamo davanti. E questo, la ringrazio molto per queste parole.
Quella mattina del 3 settembre, però suo papà le ha fatto una telefonata, no? Sì. E vi siete sentiti, vi siete parlati, anche se c'era stato qualche momento così di piccola lite precedente, ma insomma lì sì. vi siete risentiti. Ecco, esatto. Io le chiederei se ne ha voglia di chiudere questo nostro incontro proprio con quelle ultime parole che chiudono il libro e che mi piacerebbe potesse leggerci lei. Dunque, intanto il libro finisce con una canzone che è Azzurro, che mio padre amava moltissimo, di Adriano Celentano. E poi c'era stata un'incomprensione perché mio padre voleva che io gli mandassi Giulia a Palermo, mentre lui stava andando a Palermo con Emanuela, e io mi rifiutai, perché da istinto di mamma, non so perché, mi risposi di no. Adesso lo so perché, non avrei più mia figlia. Allora, il lungo silenzio fra me e papà termina finalmente la mattina del 3 settembre. Sono in redazione, presa fra la macchina da scrivere e gli appunti. Quando alzo la cornetta del telefono sento: qui è la prefettura di Palermo, le passo il signor prefetto. La sua voce è allegra, perfino ha voglia di scherzare. Ciao papà. Ciao Pupino. Gli chiedo come sta, se è più sereno. Sono felice di sentirlo, questo distacco cominciava a pesarmi. Come sempre, non sentirlo per me era innaturale. Chiacchieriamo per qualche minuto come se il mio no e i suoi auguri mancati per il mio compleanno non ci fossero mai stati. Parliamo del suo incontro con il ministro delle finanze, Rino Formica. Hanno discusso di trasparenza bancaria, altra arma che sarebbe stata essenziale per la sua lotta alla mafia. Gli dico che sono passata agli scritti degli esami per diventare giornalista professionista e che sto aspettando di sapere la data per gli orali. Mi raccomando, Topino, studia, non farmi fare brutta figura. Le ultime parole della nostra vita insieme. Le parole di un papà tanto amato alla propria figlia. Le parole del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Papà, perché 5 per 0 fa 0 e non 5? Questa era una battaglia che combattevo con mio padre sulla matematica da sempre. Grazie mille, grazie Rita. Grazie. Dalla Chiesa, grazie. Grazie a tutti, grazie davvero. Speriamo di vederci presto. Il mio valzer con papà, un ritratto familiare del generale Dalla Chiesa, il libro di Rita Dalla Chiesa, Rai Libri, lo trovate al bookshop. Io la ringrazio ancora moltissimo e ci vediamo a Pordenone l'anno prossimo. Grazie a tutti, grazie. Grazie. Arrivederci. Grazie a tutti voi, buona serata, grazie.